Ciao a Ciao tutti. ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato, amore, sì. Sono tornato. Allora, aggiornamento. Oggi che aggiornamento? Aggiornamento per il corso di Ah, per la seconda lezione sull'addestramento del nostro lupo cecoslovacco, Thor. Cioè, io non ci sono stato, ci è stata lei, perciò parla lei, come al solito. Vai. Allora, niente, Che cosa hai imparato? l'aggiornamento. Allora, Una nuova si lezione. trattava sui segnali del cane, ok? Quando ti trovi un cane con, ma qualsiasi tipo di cane, non solo il nostro lupo cecoslovacco, qualsiasi tipo di cane, ti trovi davanti con le orecchie dritte, la coda dritta, impettito, no? Sono tutto così sottanti, che cosa vuol dire, come ti devi comportare, è stato molto interessante. E poi anche si è fatto capire come è un cane che è dominante, come è un cane sottomesso e un cane che ha paura, perché la sottomissione con la paura può essere simile, però invece sono appunto una sottomissione e l'altra è Sono due paura, cose sono due diverse, cose no? diverse, Giusto. sì. Però si può. Sono simili, no? Sono Quando magari si simili, abbassa sì, quando si lui le abbassano si tirano dietro le orecchie, orecchie, mettono la coda in mezzo alle fa il gambe, verme, fa il no? verme e allora uno può scambiare per paura o invece no, si vede quando è sottomissione perché comunque ti guarda, sta sempre comunque, per quanto si accuccia, però sta con il muso sollevato e va e ti viene vicino appunto da E vermone. quella È sarebbe? la sottomissione, Ah, invece sottomissione. la paura non ti guarda, capito? C'ha proprio la testa bassa, proprio impaurito e lì rischi di un cane impaurito, rischi anche il morso, perché un cane impaurito non sai come ti può reagire. Vabbè, adulto, no? No, Che ma pure lupo? cucciolo comunque, un Ah, pure cane cucciolo. impaurito, cioè, è Come stamattina meglio. avevo Quale? tuo padre. Ah, come padre, sì, esatto. C'è Thor che ha un brutto rapporto con mio padre, perché diciamo che mio padre gli ha fatto capire la sua dominanza e quindi Thor è rimasto un po' scosso e non è che gli ha menato, gli ha fatto violenza, insomma, l'ha messo a terra e l'ha stretto per fargli capire la dominanza e lui c'è, è rimasto, insomma. E lui Ci è rimasto oggi. male, Sì. E lui oggi, quando l'ha visto, innanzitutto quando lo vede si agita proprio, lo sì, non percepisci. si avvicina, gli gira E, intorno, sì, no? sì, Cioè, sì, sì. cerca sempre una via di fuga quando Esatto. magari lui si E avvicina. poi era salito sul letto, cosa che lui già sa che non si sale. Era salito sul letto e quando ha visto mio padre l'ha ringhiato e ha fatto la pipì proprio sotto, capito? Proprio di paura ha fatto la pipì. E non va bene, infatti poi ho detto a mio padre, gli ho detto rilassati pure te e cercate un incontro, anche perché gli ho detto questo quando cresce e non ti fa più avvicinare, voglio dire, non mi pare il caso, cioè adesso te la giochi, insomma è piccolino, ancora sono 3 mesi e mezzo e va bene, ma già a 6 mesi inizia a essere grandicello, quindi però ecco, lui diciamo che lui non Thor non ha preso una strillata perché era una cosa di paura, quindi non bisogna terrorizzare il cane che è già terrorizzato. Però gli ho fatto capire che era sbagliato il fatto che era salito sul letto. Infatti l'ho fatto scendere dal letto e io solo perché l'ho fatto scendere dal letto e l'ho messo fuori senza strillare, senza dire niente, lui ha già allegato lo sbaglio del che era salito sul letto, anche perché poi purtroppo quando hanno paura e fanno la pipì, uno se li strilla fa peggio, chiude di più il carattere del cane e non va fatto così. E anzi, quando avete un cane che ha paura, non andate subito davanti al cane, perché appunto con la paura c'è chi può fare la pipì e chi può attaccare per paura. E quindi, insomma, anche se è un cane piccolo, comunque il morso fa sempre male. E quindi è meglio magari ti abbassi e fai vedere che sei al suo livello
E quindi ti Ma questo te l'ha abbassi, detto lui? sì, ti abbassi L'istruttore sarebbe, no? e lo chiami con dolcezza e vedi che lui piano piano si scioglie e magari ecco dal pauroso passa alla sottomissione e poi viene a farsi toccare. Però la cosa importante è non fare mai movimenti veloci. Perché comunque qualsiasi tipo di cane gli scatta l'istinto predatorio. Quindi anche se avete un cane, ecco, appunto, che sta con le orecchie dritte, la coda dritta, che vi sta a studiare e voi fate un movimento brusco, niente, il cane ve se mangia. Quindi, allora, quando avete un cane così, rimanere fermi e dritti. Dritti, perché lui deve capire che siete voi che dominate e non dovete mai arretreggiare e mai andare avanti fino a quando è lui che non fa il passo verso di voi. E Ah no, non bisogna andarci no, devi stare incontro. fermo, Oh. fermo e neanche devi muovere le mani, non devi fare proprio niente. E Perché io niente. pensavo che se tu magari c'avevi un cane che ti guardava, Che magari ti ti studia? studia, tu ti potevi avvicinare. No, sapevo che non devi indietreggiare, però No, che andare avanti verso di no, lui. perché ti può mordere. No, oh, Perché può mordere. poi passa dall'attenti a paura, io ti mordo perché io che ne so tu che intenzioni hai. E c'è il piccolo. Eccolo qua, ti è. Eccolo, saluta. Ecco il più pericoloso. Che devi Lui dire? morde, Che devi dire? eh. Saluta. Di ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Fai, ti vergogno, amore. Quel timido fa. Così che Shocco Steve. Ah, sciocco E Steve. Maggie. E Sì. Dai. Maggie, sciocco pennuto. Dai, domani c'è tante sorpresine. Ecco. Zitto! Non strillare! E Qua, mamma qua. poi, che altro ha detto? Insomma, ha detto tante cose. Poi lui è veramente bravo perché fa capire proprio tutto. Fa capire proprio Adesso mamma sta tutto. parlando, amore. Veramente bravo questo istruttore, si chiama Daniele. E Eccolo lì. che Che dobbiamo fare? stai a guardare? Oh! Dietro non c'è nessuno, eh? Che cerchi dietro? C'è il mostro? Quindi mi raccomando, No, davanti a un qua cane, niente, non movimenti mossi. bruschi, no, non movimenti bruschi, non muovete mai le mani e aspettate sempre che il cane si avvicini a voi. Non fate mai volpino basso, mai. Mi raccomando. E niente, io direi che con questo è tutto, visto che è arrivato il disturbatore cronico. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ciao, ciao, Ciao! saluta. Aio!